non vorrei fare un video lunghissimo, però come tutte le volte che dico che non voglio fare un video lunghissimo, alla fine vengo fuori sempre. No! 5 minuti prima della tragedia. Finalmente, 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 raga, è arrivato. Buon pomeriggio a tutti. Non sembro più un Oompa-Loompa, probabilmente adesso sembro un po' più forse tipo un Marine o qualcosa del genere. Comunque sono qua, tutto bello, tutto fresco, tutto eccitato. E psicologicamente eccitato, ovviamente, si intende quello. Dal fatto che mi è appena arrivato finalmente un pacco da Micalef, che io attendevo da ormai alcuni mesi, quasi. Mi avevano promesso che me ne avrebbero mandato. E qua dentro ci dovrebbe essere Osaito, più non so cos'altro, perché pesa un po' più di una fragranza. Quindi vediamo insieme, scopriamolo insieme, faccio questo unboxing con voi, per voi, ma anche per me. Andiamo alla grande, devo stare attento a non farvi vedere l'indirizzo, perché l'altra volta ho fatto, cioè è la terza volta che faccio un video di un unboxing dove poi non posso pubblicarlo, perché c'è l'indirizzo, c'è una roba allucinante, cioè ovviamente c'è un indirizzo su un pacco, è ovvio. Vi immaginate se tipo adesso mi parte la forbice e mi taglio, non so, un'arteria o qualcosa, diventa un video viralissimo. Mamma mia, comunque pericolose le forbici, eh? Bisogna sempre stare attenti quando si fanno gli unboxing. Bene, allora, vediamo un po' cosa c'è. Eccolo qua, guardate che bravo. Ma che carini, mi hanno fatto il pacchettino addirittura. Pacchetto Micalef originale. Bellissimo. Thank you, Micalef. Merci beaucoup. Bello, bello. Bello proprio, anche come, guardate la carta. È un bianco con il loro loghino MM dorato. Un nastrino stupendo che terrò sicuramente. Non lo vado a buttare questo. Andiamo a vedere. Dovrebbe esserci questo Osaito, che io è una fragranza che ho già sentito. E loro cortesemente mi hanno mandato proprio il pack originale per recensirlo per voi e per farvelo vedere tutto bene. Ovviamente questo è un video, attenzione, è un video unboxing, un po' buttato lì, no? Perché non è anche semplice organizzarsi per fare gli unboxing. È arrivato adesso il pacco e ho detto voglio farlo adesso questo video. Però presto arriverà una video recensione specifica proprio di questo prodotto incredibile, che è un piacione marino impressionante che pochi conoscono ancora. Osaito ricorda un po' qualcosa di giapponese, poi adesso andremo proprio nel dettaglio nel video che farò. Comunque apriamolo, lo apro insieme a voi. Ta-da. Bellissimus. Ma guardate che figata questa cosa, cioè c'è la base che è tagliata in diagonale e quindi la fragranza è messa per così. Penso che sia voluta sta cosa, sì o no? Chissà, magari non è voluta in realtà. Oddio. Magari si è schiacciata proprio nel collo, però era figa sta cosa, cioè che tu apri c'è la fragranza un po' in diagonale, non lo so, vabbè, comunque, bello lo stesso. Eccolo qua, questa boccetta bluette tendente all'antracite con la loro texture riconoscibilissima, che ricorda un po' anche le architetture valenziane, quelle di Calatrava. Le architetture di Calatrava, se voi le vedete da vicino, hanno tutte una texture abbastanza simile a questa cosa che usa Micalef. Molto bello il pack, io direi andiamoci a sentire subito la fragranza bomba. Io me la ricordo abbastanza vagamente, non mi ricordo in modo molto preciso, però adesso che ho fatto ormai l'unboxing, andiamo subito. Together. Mamma mia, che apertura ozonica, marina, super mega fresca. Ma com'è fresco. Un frescone, ma bello, rotondo, marino, non troppo salino, vagamente salino. Ricorda quelle onde di mare vere, reali, realistiche, no? Note legnose, di legni pregiatissimi, note vagamente fiorite. È veramente una bellissima apertura. Gli agrumi ci sono presenti ed è molto piacevole.
È un po' un fratellino, anche se non si somiglia per nulla, eh. Non si somiglia. Infatti vorrei fare però un video dove li metto vicini. Ocean of a Midnight Moon di Andreoli e Usaito. C'è un po' quel vibe, quell'atmosfera appunto marina, ma di un mare un po' notturno, un mare non gridato, un mare sussurrato. Piacevolissimo, grazie Michalef, ci farò senz'altro un video ovviamente. Naturalmente se volete acquistarlo questo o Desire Toxic, che è attualmente la mia signature, è un profumo che adoro, è fantastico, è stupendo, vi lascio il codice sotto in info box, è un 10% di sconto su tutte le fragranze di Michalef, quelle non in offerta ovviamente, quindi insomma poi ringraziatemi dopo. Però questo intanto ve lo forwardo e avete il codice sotto. Andiamo a vedere cos'altro c'è, perché ci sono altre cose. Non vorrei fare un video lunghissimo, però come tutte le volte che dico che non voglio fare un video lunghissimo, alla fine vengono fuori sempre... No! Non è successo niente. Ogni volta che dico vado a fare un unboxing, un po' come ogni volta che vado a fare un video e non voglio che duri troppo, va a durare sempre tipo 4 ore, quindi andiamo quindi diretti. Intanto questo lo metto qui, guardate che bella questa boccetta, adoro, anzi mettiamo anche la sua basetta sotto, guardate che bello, veramente stupendo. Che meraviglia, ma bellissimi questi, sono degli astuccetti Michalef, quindi per portare delle fragranze, per trasportarle, e dentro ci dovrebbero essere dei decantini, ma alla faccia del decantino, ma guardate che meraviglia, questi sono 10 ml circa, dovrebbe essere 10 ml, sì. E questo è Royal Vintage, fantastico, che è un po' quella alternativa a Creed Aventus, come si suol dire, che vi avevo già consigliato varie volte, ed è stupendo. Dopo lo andiamo a sentire insieme al volo, e vediamo di qua cosa mi hanno messo. Grazie! Perché veramente qua mi hanno dato un Desire Toxic, raga. Cioè, questo è... Io lo amo, sto profumo mi viene da piangere, dalla gioia, perché adesso potrò portarlo sempre con me in vacanza. Oh, che meraviglia! Desire Toxic, io me lo metto di qua sopra, in realtà perché qua stavo già sentendo un altro profumo prima, ma non è che me lo vado a mettere, cioè lo conosco già, non è che c'è tanto da dire, qui si apre il cielo, è la mia signature. Chi non l'ha mai sentito non può capire cosa sia a livello di vibe, ma per chi ama le note di fava tonka, cannabis, ribes nero, qua avete queste note che si esprimono in un modo elegante ma anche coraggioso, è un profumo che osa nella sua eleganza, è una sferzata d'energia, bello, stupendo, merci Michalef. E qua adesso ci andiamo a sentire Royal Vintage, così abbiamo finito questo. Aspetta, qua cosa mi ero usato? Ma come si è evoluto? Bello, wow. Si sente anche vagamente dell'ambra. Un po' ambratino. Piacevole. Bello, ci farò senz'altro un video. Questo invece abbiamo Royal Vintage, un momento qua, che è appunto un fratellino di Aventus. Ma bello anche questo. Ananas, legni. Note appunto fruttate, legnose, belle, un bel legno di cedro ci sento io qua dentro. Bellissimo, ma grazie. Io allora ringrazio Michalef tantissimo per questi prodotti. Ci farò un video molto molto presto, penso già settimana prossima di riuscire a fare qualcosa. E spero che questo unboxing così bim bum vi sia piaciuto. Grazie per avermi seguito fino alla fine del video e con Nasodani non sbagli mai. Ciao!